Buonasera amici, benvenuti o bentornati sul canale. Questa sera parliamo di motociclismo, parliamo di avventure in motocicletta, parliamo di viaggi in motocicletta e più precisamente parleremo di un bel viaggetto che abbiamo già fatto diversi mesi fa con alcuni amici. Probabilmente loro saranno stupiti che finalmente mi sto dedicando alla realizzazione di un video che raccolga un po' tutti i momenti di questo viaggio in moto che era previsto di una settimana, 8 giorni, al massimo 10, ma poi ci siamo resi conto che per un viaggio così bello, così importante, che prevedeva come tappe la Spagna, il Portogallo, Andorra, Francia, Roma, insomma una parte del nord dell'Italia, c'erano delle tappe che non si potevano saltare, quindi in fase di programmazione, di progettuale di questo viaggio, ci dicevamo, e beh, ma se siamo lì, una volta che siamo lì, dobbiamo andare a visitare anche questo posto. E una volta che visitiamo quello, dobbiamo visitare anche quell'altro. E quindi da un viaggio di 7-8 giorni abbiamo iniziato ad aggiungere un giorno per visitare, che ne so, Valencia, un giorno in più per visitare anche Porto, e già che ci siamo e andiamo in Francia, aggiungiamo un giorno per andare ad Andorra, e poi che ci siamo, aggiungiamo un giorno per andare alle Gole di Dalouy in Francia. E quindi, insomma, da 8 giorni, 10 giorni che doveva essere il viaggio, in realtà abbiamo fatto un viaggio di 15 giorni, e 15 giorni di riprese, poi andare a fare un montaggio video, capirete che non è per niente facile. Comunque, viaggio che inizialmente era previsto fosse fatto da 3 motociclisti, io e il mio amico Orazio e il mio amico Alessandro, in arte detti Aricchi, il nostro amico Orazio, e Bummularo, il nostro amico Alessandro, anche se poi durante il viaggio in realtà gli abbiamo attribuito un altro nome. In realtà in questo viaggio poi alla fine si aggiunge anche la mia compagna, che come dice qualcuno è parecchio zanna, perché aggiungersi in un viaggio del genere e andare in due, soprattutto con la moto come quella mia, che merita rispetto, perché la TRK che vedrete in questo viaggio, la TRK 502, non la 700, la 502, si è distinta e orgogliosamente ha tenuto testa a tutti quanti nei pochi chilometri che abbiamo totalizzato. Di tutto rispetto, è stata veramente una ottima compagna di viaggio e ha dato ancora una volta soddisfazioni in questa vacanza. Comunque, bando alle ciance, adesso vi lascio un po' a quelli che sono i momenti del viaggio, che suddividerò in capitoli o in episodi, probabilmente per i vari giorni che abbiamo vissuto in questa meravigliosa avventura in moto. Quanti chilometri abbiamo totalizzato? Lo scoprirete alla fine. Vi dico soltanto che siamo partiti da Aci Reale, in provincia di Catania, e tuttavia strada abbiamo attraversato lo stretto, ci siamo fatti tutte le regioni del sud Italia per arrivare fino a Roma, dove ci siamo poi imbarcati a Civitavecchia per andare in Spagna. E poi da lì vedrete, vedrete, abbiamo girato veramente parecchio. Vi lascio ai video e poi ci aggiorniamo in corso d'opera e vedremo quali sono i momenti salienti di questo viaggio e tutte le varie avventure, i vari posti bellissimi, bellissimi che abbiamo visitato, veramente tanti, e anche quelli che abbiamo scoperto per caso. Quindi seguiteci, seguitemi, insomma, questo sarà il primo episodio, ma ne seguiranno altri. Non so quanto tempo ci metterò per poter produrre gli altri video, ma intanto vediamo questo. Buona visione a tutti. Ah, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanellina, così da farmi capire che il contenuto di questi video piace, perché altrimenti non c'è tanto lo stimolo per la creazione dei video, e io non lo faccio per denaro, lo faccio per passione, lo faccio per condividere con tutti quanti voi questi momenti, ma soprattutto con gli amici motociclisti, che
che sono venuti anche con quelli che non erano presenti al viaggio. Dimenticavo una cosa importante, che alla fine della programmazione di questo viaggio si è aggiunto un altro amico, che anche lui è stato veramente una bella sorpresa, perché quando si fa un viaggio così importante trovare i compagni di viaggio giusti non è affatto facile. Il nostro amico Puccio è stato superlativo, adesso infatti è diventato per me lo zio Puccio. Buona visione. No, attaccaste, ma non farà assai, perché no, poi c'è tu coppo, come parlavamo da scorsa. sono troppi da vedere, ci vuole troppo tempo per guardarli. No, io vengo, ma poco mi ha stancato a tagliare perché tutta l'Austria. Quindi non so più chiaro. Io non so chiaro. Ma comunque siamo partiti, vuoi dire qualcosa? Ma se non vogliamo sto quattro pomodoro. Con l'insalata? Cioè io vorrei andare zucchero, non da insalata. Vabbè, che faccio? Prendiamo un caffè? Bene, dovete sapere che il nostro amico Alessandro adesso sta scherzando, sta ironizzando su un viaggio passato dell'anno 2023, dove sempre questo gruppo, o più o meno lo stesso gruppo, siamo andati in Austria, un altro bel viaggetto di tantissimi chilometri che abbiamo fatto insieme, lo scorso anno, in cui anche in quel caso mi sono prestato per fare delle riprese video, delle foto, dei video con il drone, per il quale però non ho mai realizzato l'editing video e quindi ironizza sul fatto che non ha mai visto nulla. Però, caro Alessandro, se noi ci incontriamo una sera tutti insieme, vi faccio vedere il materiale accumulato durante quel viaggio. Non ho ancora creato un video, non so se me lo creerò, però ancora esiste qualche cosa. Alessandro, mostra il tuo sorriso. Dillo che sei felice. Ma no, così. L'hanno fatta per te. Ma siamo venuti per la mozzarella o siamo venuti per i babà? Fermata obbligatoria. Per mozzarella, che non sarà in battaglia. Tre mozzarella che si è venuta la mia zia. Com'è? Ancora non ne Assaggiala. Live. Com'è? Ora finito. Ma è pranzo o merenda? Per me è pranzo. Ragazzi, ma è pranzo o merenda? Pranzo, pranzo. Questo è un momento epico da registrare, no? La regolazione dell'acceleratore. È per la cosa in più. Sì, ma poi quando uno arriva a casa, vedi, a me questi video c'ho vicino. E tu me la fai. Ma ora io non si sa cosa, non ne capite niente. No, perché abbiamo buccio. Dalla Sicilia in moto con il mitico TRK a Roma, eccolo qua, che spettacolo. Orazio alla ricerca della chiave. Orazio, ma questa chiave? Come dice qualcuno, su chiave che non se ne a perdere. Ora piano piano si trova, dai, io l'ho trovato. Ora, appena prendi il patè, qua si chiama così, si chiama patè. Appena cammini sul patè la senti arruzzoliare per terra. Posso capire un bulloncino, ma no, una chiave esagonale. Ma dico io, va, questo è un momento storico. Ai ai ai. Alla ricerca della chiave esagonale.
chiamava un ragazzo. C'è la chiavetta sacurata, poi non è piccola, dicevo, è così insomma. Abbiamo anche un... Vuol dire che se sta chiave scendi io, e chiappa una vendola e cassuta, ci immaginavo tutto questo? No, ok, ma non è che a chiesa questa cappuriata. No, via. Mi scusi, per una chiave esagonale, per una chiave esagonale mi hanno detto di chiedere a lei. Io ho trovato la chiave dove, ma non si può prendere. Vero? C'è un signore. Cercate di chiamarla, però non l'ho potuta prendere perché ci voleva una pezzetta e se ne sono così, ecco, ince. Ai. Però questa è un modo per la vita. La nostra supermoto. Vogliamo qua? Siamo a? Siamo a? Montana di Trevi. Fabio. La faccio anche a te, giuro. Bene, a questo punto, dopo una breve visita per le vie del centro di Roma, una piccola tappa a Fontana di Trevi, il tempo di lanciare una monetina con la mia fidanzata, con la mia bellissima Noemi, per augurarci di tornare ancora e ancora e ancora a Roma, bene, purtroppo arriva il momento di lasciare la capitale per andare verso Civitavecchia, dove prenderemo la nave che ci porterà a Barcellona. E quindi a questo punto vi diamo appuntamento al prossimo episodio, dove saremo già in Spagna. Moto col TRK da Aci Reale Catania a Barcellona, e dove siamo? Sagrada Famiglia. La Sagrada Famiglia, parcheggiati proprio lì davanti. Grandioso.